Allora, questi sono reperti di un aereo abbattuto e ritrovato nella terra padana, proprio ai limitar del Po. E hanno una storia da raccontare. Sì, hanno una storia molto importante, che sono reperti che appartenevano a un aereo, un Pippo. Ecco, questo aereo era pilotato da quattro ragazzi, tre inglesi e un australiano, che hanno perso la vita. La storia di questi ragazzi ci permette di fare delle considerazioni di carattere generale sul nostro museo, che ha un biglietto da visita nel libro Alla ricerca dell'anima. Questo libro comincia proprio con queste parole: La ricerca dell'anima è l'invito che facciamo a tutti quelli che vengono a visitare il nostro museo. Abbiamo anche comunque un museo che c'è e non si vede, caratterizzato proprio dall'attività archeologica dei nostri volontari, che vanno in giro quando è possibile alla ricerca e al ritrovamento di aerei dispersi, di mezzi militari, come in questo caso aerei dispersi. Il ritrovamento dell'aereo ha dato la possibilità anche di ritrovare le spoglie dei loro piloti e è stato possibile quindi rendere gli onori militari a questi ragazzi. È stato possibile per le loro famiglie sapere che fine ha fatto e dove sono adesso. Ecco, questo dell'attività archeologica, ecco, è questo museo che c'è proprio e non si vede, è una delle componenti fondamentali del nostro museo. Questi reperti sono reperti dell'aereo guidato dal capitano Alfap, Arthur Alfap, unico maschio con sei sorelle, ecco, che ha perso la vita il 24 aprile del 1945, perché è stato abbattuto durante una delle sue operazioni di volo. Questi oggetti appunto ci fanno ricollegare a questo ragazzo che è stato ritrovato dopo 70 anni e il suo ritrovamento ha permesso al capitano Alfa di ritornare in patria, in Pennsylvania, dove è stato seppellito in un cimitero militare americano. Una delle sue sei sorelle, va bene, superstite, ha ricevuto i suoi effetti personali. E noi, nel nostro libro Alla ricerca dell'anima, gli accendiamo un lume che non si deve spegnere mai e che vuole rappresentare un pochino il ricordo che dobbiamo avere e il ringraziamento che dobbiamo avere nei suoi confronti. Ecco, qui ci sono stati per decenni collezionisti, no? Sì, 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 Però qui sì, sì. si è passato quella linea tra collezionismo e memoria condivisa. L'oggetto non deve essere solo qualcosa da mettere in vetrina. Il nostro museo in particolare non vuole essere solo l'esposizione di oggetti, ma attraverso gli oggetti risalire alla storia dell'evento bellico e alla storia soprattutto di chi ha partecipato in forma attiva all'evento bellico, cioè i piloti degli aerei, chi ha indossato le divise, chi ha sparato con quelle armi micidiali. E tutto questo alla fine poi ci deve anche condurre a delle considerazioni attuali, più che mai attuali. A cosa serve una guerra? È proprio indispensabile. La conclusione non può essere che la guerra è una cosa sbagliata.